Sì, grazie, grazie Marina. Tra l'altro, buonasera a te e a tutti gli amici in visione d'ascolto. Oggi abbiamo intercettato proprio a Teramo Maurizio Brucchi, che è il coordinatore regionale del piano vaccini. Su questa vicenda ha detto: stiamo facendo le opportune verifiche. Naturalmente i carabinieri del NAS hanno sequestrato in tutta Italia, come dicevi tu, dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto in via precauzionale il blocco del vaccino AstraZeneca appartenente a questo lotto, che però è stato distribuito anche in Abruzzo. Ecco perché ci sono delle verifiche per accertare a chi è stato somministrato. Staremo naturalmente a vedere. Intanto il bollettino Covid di oggi, giovedì 11 marzo 2021. Ebbene, purtroppo c'è da registrare il picco di decessi, ben 37, il dato supera l'attuale record di 35 risalente allo scorso 21 novembre, anche le terapie intensive raggiungono un nuovo record, purtroppo 91 infatti i pazienti ricoverati in rianimazione. Ma scendiamo nel dettaglio, oggi si sono registrati 608 nuovi casi su 11.756 test, tra test naturalmente molecolari e test antigenici. L'età compresa è tra 4 mesi e 97 anni, positivi con età inferiore a 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell'Aquila, 53 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Abbiamo già detto del bilancio dei pazienti deceduti, che registra 37 nuovi casi e sale a 1872, sono appunto di età compresa tra 53 e 98 anni, 13 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo, 12 in provincia di Pescara e 4 in provincia dell'Aquila, anche se del totale odierno 12 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. E poi ancora il tasso di positività, che è calcolato naturalmente sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 5.1%. 661 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 91 più 4 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.146, meno 331 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questo è il bollettino Covid di oggi, giovedì 11 marzo 2021. Ringrazio per il supporto tecnico Diego Martelli. Per il momento è tutto, la linea può tornare a te Marina.